Ciao a tutti alchimisti ed alchimiste del vapore, io sono Andrea, alchemico svapo, e per la rubrica Conosciamo i tabacchi, oggi vi parlerò di Kentucky. Il Kentucky rappresenta l'1% dell'intera produzione mondiale del tabacco. È coltivato nel Nord e Centro America, in Africa e in Europa, Italia inclusa. In particolare, il Kentucky coltivato in Toscana è famoso per il suo impiego nel confezionamento degli apprezzatissimi sigari toscani. Il Kentucky è un tabacco a foglia larga, molto resistente, che predilige terreni fertili, profondi, freschi e a medio impasto. Dopo la raccolta, il tabacco Kentucky viene sistemato in filze e portate nei barn, dove ha luogo la fire cure, ovvero la cura a fuoco diretto. Sotto le filze di tabacco vengono accesi fuocherelli che vengono alimentati da segatura di essenze dure come quercia, faggio e leccio. L'umidità e la temperatura sono strettamente controllate. La temperatura di punta si aggira intorno ai 50 gradi centigradi. Nel corso della cura ha luogo una fermentazione naturale che conferisce al prodotto la tipica speziatura che accompagna l'intensa affumicatura. La cura si conclude in 15-20 giorni, nel corso dei quali i fuochi vengono spenti e riaccesi ad arte. Il Kentucky viene utilizzato principalmente nella pratica del fumo lento, sia in pipa che in sigari. Abili sigaraie con gesti rapidi e precisi tramandati di generazione in generazione trasformano le resistenti foglie di Kentucky nei ben noti sigari toscani, orgoglio dell'arte tabagifera italiana. Ed eccola la foglia di Kentucky dopo la cura, grande, elastica, dal colore marrone scuro. La nervatura, più evidente nella parte centrale della foglia, va a celarsi nel colore marrone scuro della lamina fogliare. La foglia, idonea alla produzione di sigari, è molto resistente alla trazione. Questo è un toscanello, ovvero un sigaro toscano ammezzato ottenuto dividendo in due il sigaro toscano intero nel suo punto più largo, cioè la pancia. La testa è tipicamente tronca, a differenza della maggior parte dei sigari, caratterizzati da una testa sigillata. Sezionando il sigaro si osserva una fascia singola ed un ripieno spezzettato grossolanamente, entrambi di colore marrone scuro. Il profumo è spiccatamente affumicato e piacevolmente speziato.
Questo è un trinciato di Kentucky USA, caratterizzato da un profumo più delicato e comunque deciso. Il colore dell'estratto va dall'ambra scuro al marrone con riflessi rossicci. L'estrazione non è critica, non solo per la facile reperibilità del tabacco, ma soprattutto grazie al basso contenuto zuccherino e alla ridotta presenza di sostanze resinose ed oleose. Per questa ragione è il tabacco che più di altri suggerisco a chi voglia avvicinarsi al mondo dell'estrazione dei tabacchi. Come si può osservare da questa analisi chimica, l'estratto di Kentucky è ricco di composti anche molto volatili. I picchi 8 e 10, per esempio, rivelano la presenza di vanillina ed aceto vanillone, che conferiscono all'estratto piacevoli sentori di bacca di vaniglia. Sarebbe un peccato surriscaldare l'estratto perdendo queste note molto interessanti. Pertanto, consiglio uno svapo tiepido in atomizzatori dotati di camere di vaporizzazione di medie dimensioni. Camere piccole e temperature più alte, invece, esalteranno la componente affumicata per gli amanti di queste note. L'aroma è complesso, decisamente affumicato, moderatamente dolce e piacevolmente speziato. Sono chiaramente distinguibili le note legnose conferite dai legni impiegati nella cura ed un retrogusto di cuoio che persistono in bocca a lungo dopo la svapata. È ottimo da solo, in blend con altri tabacchi o in mix fantasiosi con vaniglia, anice, caffè o cacao. Alchimisti ed alchimiste del vapore, il video termina qui. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentatelo, condividetelo ed iscrivetevi al canale. Non dimenticatevi il blog www.alchemicosvapo.com, dove troverete un sacco di informazioni, il forum e i link ai social. Vi do appuntamento al prossimo video e ricordate che il tabacco migliore è quello che si svapa.